diciamo che il premio Città d'Imperia sta crescendo come sta crescendo la città. Bisogna migliorare, modificare. Il premio Città d'Imperia deve essere sempre di più il premio della comunità imperiese. E ormai lo stiamo organizzando affinché ogni anno ci siano tre premiati, uno imperiese della storia imperiese e altri due personaggi che hanno a che fare comunque con la nostra comunità. Abbiamo iniziato con personaggi di assoluto valore. Profumo è una delle persone più importanti nello scenario economico nazionale, così come l'Abracco nel campo delle grandi industrie, della innovazione e della ricerca. Tutte e due hanno aiutato la nostra città. L'Abracco donando il proprio yacht, questo San Germani d'epoca di grande livello, e che oggi ci ha annunciato che ci aiuterà finanziando questo corso per tutti i giovani imperiesi a farli diventare dei grandi marinai sui velieri, a fare rotta nei nostri mari. E così il professor Profumo, che già ha iniziato con il primo finanziamento per il primo lotto dei lavori a Villa Groc, dove abbiamo aperto i giochi d'acqua, abbiamo fatto stamattina la prova con grande soddisfazione, e che così si impegna nei prossimi tre anni, il prossimo già dalle settimane prossime, a ulteriori finanziamenti per arrivare ad un restauro totale, complessivo della villa, dei suoi giardini, dei suoi giochi e delle sue luci, che è una perla della nostra città. Quindi colleghiamo il premio per far conoscere Imperia fuori e per avere un aiuto a far crescere la nostra città. Eh sì, io sono la figlia di uno dei fondatori della Fratelli Merano S.P.A. Mio papà non c'è più, c'è ancora mio zio che ha 96 anni e ancora si interessa dell'azienda, portando esperienza e anche occhio attento. E poi ci sono i figli, poi ci sono i nipoti che già si stanno formando nel settore agroalimentare per poter, non vedono l'ora di poter entrare in azienda a loro volta. Ha mantenuto lo stesso linea di intervento e quindi ha pensato che un intervento sulla Villa Groc fosse un intervento che consentisse di creare delle migliori condizioni per la città di Imperia sul tema dell'attrazione turistica e dell'attrazione culturale. Sono molto contento perché questa mattina sono stato col sindaco, con l'assessore alla cultura, a visitare la prima parte di questo intervento sul recupero della fontana e di tutte le attività connesse a questo elemento, e naturalmente io mi auguro che nel prossimo futuro potremo proseguire su questo progetto in modo che possa diventare un riferimento per la città di Imperia e che soprattutto possa consentire alla città di diventare ancora più attraente, con un centro polifunzionale come Villa Groc, che certamente sarà un fiore all'occhiello del sistema culturale della città. Intanto sono molto onorato di aver ricevuto questo premio. Sono anche molto grato naturalmente alla città, al sindaco, perché certamente in una fase così complessa del nostro paese, in cui stiamo uscendo, speriamo senza far passi indietro dalla fase pandemica, certamente il fatto di avere un evento come questo in presenza ha un significato anche molto forte. Ha un significato ancora più forte perché la Compagnia di San Paolo, che presiedo e di cui sono molto onorato, nel corso dei quasi 500 anni di sua vita ha da sempre avuto una particolare attenzione al bene comune e alle persone. E da questo punto di vista, nel corso dei secoli, la compagnia purtroppo ha avuto la necessità di intervenire in fase pandemiche, e come è stato nel passato, per esempio nella grande pandemia del 1600, anche questa volta il primo intervento è stato nel settore della sanità, successivo
è stato relativo alle attività di socializzazione delle persone, soprattutto dei più deboli, dei più fragili, e poi con gli interventi successivi per ritornare alla normalità, e quindi l'arte, la cultura, la ricerca e l'educazione.